in questo video faremo una cosa che mai visto prima. Mangeremo i nostri disegni. Sì. Ebbene sì. E come? Con questo set che abbiamo comprato a New York. Sì. Se avete visto il video di Fau Schwartz, quel grande negozio di giocattoli che c'è a New York, allora forse ve lo ricorderete, altrimenti non fa niente perché tanto lo vedrete qua. Sei pronta, Lisa? Sì, io non vedevo l'ora da quando l'abbiamo comprato di mangiarlo. Infatti, abbiamo rimandato un po' perché poi abbiamo avuto un sacco di cose da fare, ce l'eravamo pure mezzo dimenticato, ma adesso ce lo siamo ricordato e prima che scada, perché essendo una cosa che si mangia potrebbe anche scadere, sì, meglio provarlo. Allora, come si chiama? Fun Works. C'è scritto: scrivi sulla carta, poi mangia la carta. Qui ci sono tutti i fogli. Dietro c'è qualcosa. Vediamo, ci sono anche scritte le calorie. Allora, ogni due fogli sono 20 calorie. Quindi 10 calorie ogni foglio. Direi che si può fare, ragazzi. Che poi è pure poco. Eh sì. Poi vabbè, ci saranno anche le calorie dell'inchiostro, però. Ah, è vero. Non è che sarà chissà cosa, insomma. Non ingrasseremo per questo, eppure se fosse ne sarà valsa la pena. Ok, Alissa, abbiamo preparato tutto l'occorrente. Qui abbiamo i nostri fogli, li abbiamo messi su questi piattini carini che sono anche più belli da vedere, ci danno anche di più l'ispirazione. Però abbiamo soltanto una penna, quindi dobbiamo fare una volta per uno. Allora tu farai una cosa che mangerò io e io farò una cosa che mangerai tu. Ok. Ok, allora vediamo un po' che cosa mi fai mangiare. Che lisci, senti. Lisci, vero? Ma se riuscirà a scrivere bene? Fammi pensare. Dai, pensa a un bel soggetto, qualcosa che mi piace, mi raccomando. E ci sono. Vediamo che cosa sto facendo. Ah, ok, mi sembra un tortino. Ah, forse è un ciuffo di panna. No, forse non è un ciuffo di panna. Che è quella cosa? È l'aroma? Che cos'è, Alice? È una cacca? Dai, ma mi puoi far mangiare la cacca? No, mi vendicherò. Vabbè, sentiamo com'è questa cacca. Questo sapore è strano. Sentiamo. No, è la mia cacca. Sai di cosa sa? Di quei fiori che stanno sulle torte. Sai quei fiorellini che mettono sulle torte? Sì. Fa schifo, ma è buono. Dai, veloce. Voglio anch'io sentire. No, non lo sentirei mai. Buono. Ok, ok. Adesso tocca a me, sei curiosa, eh? Sì. Adesso ti farò mangiare anch'io qualcosa di buono. Qualcosa che proprio non vedi l'ora. Così? Cos'è? No, dai! Sì, mia cara, ti toccherà mangiare proprio questo. Bel ragnone, guarda. Un ragno con pieno di occhi. Comunque guarda, L'hai disegnato malissimo. Oh, senti, Parla... Ma cos'è? Come cos'è? È un ragno, ma non lo vedi? Che cosa ti sembra? Aspetta, ma io lo faccio tutto. Un fiorellino. Se ti piacerebbe. Un fiorellino magari un po' passito. Ecco, te adesso ti mangi questo ragno. Dammi. Sei pronta? Sì. Vai. Mordi. Sa di tarantola. È strano. Perché? Una parte è aspra e un'altra non sa di niente. Sì, quella base lì è un po' che non sa di niente. Poi invece la penna è un po' dolce aspra. Sì. Fa schifo ma è buono. No, è solo buono. È solo buono. Però sai che cosa mi chiedo io? Secondo te, se uno ci fa un disegno e poi lo lascia asciugare, quello si asciuga, penetra, poi diventa secco oppure rimane sempre così appiccicaticcio, bagnato? Per me rimane sempre così. Facciamo una prova. Dai, facciamo un disegno e lo lasciamo lì per un po' e vediamo che succede. Ok. Anche perché così sarebbe carino poter magari scrivere un messaggio a qualcuno e poi glielo facciamo mangiare. È vero. Sono rimaste due zampe. E poi c'è quello lì dietro con quegli occhi che ti guarda. Dai, giralo. Dai, non voglio vedere il suo sedere, anche se mi hai fatto mangiare la cacca prima. Attenta che cola. Andiamo. Finito. Allora, com'è andato questo assaggio? Bene, adesso proviamo a farne un altro, ma a farlo asciugare. Ok. Cos'è? Bello.
Guarda, guarda, in realtà sai che questo qui io ce lo vedrei proprio su una maglietta, no? Tipo come il logo di una maglietta. Va bene, e allora adesso noi facciamo una prova. Lo lasciamo qui tutta la notte e vediamo domani come sarà ridotto. Secondo me si seccherà tutto sto foglio e diventerà immangiabile. Oppure no, perché in realtà è già secco. Magari ci troviamo attaccate le zanzare. Anzi, no, perché abbiamo il geco in casa. È vero, ragazzi, novità! Abbiamo un geco domestico che mangia tutte le zanzare. Andiamo a vedere se è ancora dove l'abbiamo lasciato. Sì. Cosa fai intanto? Ti mangi la prova? Mm-hmm. Ok. Andiamo a cercare Mr. Geco. Come l'hai chiamato, tra l'altro? Prit. Prit, come la colla, perché ha le zampe appiccicose. Eccolo qua, il nostro piccolo Prit, che ha le zampine appiccicose come la colla. Si è messo qua vicino a una ragnatela che non avevamo tolto, scusateci, però lui non si lamenta, anzi sicuramente è contento perché ha potuto mangiare o il ragno o altri insetti che magari erano finiti nella ragnatela. Bene, noi siamo molto felici di averlo con noi. Vieni, troppo lontano. Speriamo che Bia non si accorga della sua presenza, altrimenti gli dà la caccia, anche se secondo me è abbastanza pigrona da non farlo. Sì, infatti. Invece Kiro è talmente cieco che non vede un geco. Che battute che fa mamma, eh? E eccoci di nuovo qua. No, non mangiare direttamente dalla penna, che tra l'altro ne abbiamo solo una e ci deve durare per tutti questi fogli. Che magari domani ti porti a casa delle tue amiche e vi divertite a scrivervi messaggi e a mangiarveli. Sì. Però se lo trovo in vendita su Amazon, metto anche il link in descrizione. Se non vedete il link è perché non l'ho trovato. Però se andate in America lo trovate là. Che comunque, secondo me questo si può comunque ricaricare, perché li vendono questi gel per decorazioni, oppure anche da Oddy Store io ho visto delle caramelle che si bevono praticamente. Sì. Ce le possiamo ricaricare, troveremo il modo e ve lo faremo sapere, però dobbiamo anche trovare il modo di ricreare quei fogli. Vabbè ragazzi, troveremo il modo di continuare a mangiare i nostri disegni, però intanto ci siamo tolti la soddisfazione. Ti sei divertita? Sì! Io pure, e soprattutto ci siamo anche fatti uno snack fuori programma con la scusa di fare il video. No, lo devi lasciare no. Là, guarda che lo fai colare. Sì, vi aggiorniamo, però non farlo colare, che lo dobbiamo vedere domattina. Anzi, è vero ragazzi, il video non finisce qua, finirà quando vi faremo vedere il risultato di questa faccina qua. Vedremo se si sarà asciugata e quindi come sarà venuta. E allora ci vediamo domani, ciao. Ed eccoci qua, buongiorno! Ciao! Pronte per andare a scuola, ma prima scopriamo che fine ha fatto il nostro foglietto con il disegno. Si sarà assorbito il disegno, vediamo un po'. È rimasto un po' appiccicoso? No, però guarda, guarda, si è assorbito! Sì, è lucido, però è attaccato, non cola più! Sì! E allora si può usare per scrivere i messaggi! Guarda anche dietro. È un po' passato, beh, è penetrato. Ma sarà buono? Assaggia un po'. Aspetta. Ma secondo me è come prima, dai. Sempre quella cosa tipo ostia. Sì, però il suo sapore non si sente più. Ah, si sente di meno adesso il colore. Vabbè, perché prima era tutta una bella glassa morbida, succosa. Però in teoria un po' di sapore dovrebbe averlo lasciato al foglio. Un po' di fragola, fammi sentire. Allora, il foglio mi sembra più gommoso. Sì, anche a me. Però intanto te lo mangi. Vabbè. Perché non lo posso lasciare lì tutto soletto. Eh no, poverino. È stato tutta la notte ad aspettarci con quella faccina sorridente. E adesso? Adesso è rimasto solo un occhio, ti guarda. E anche qualche capello. Sì, bene. Ok, e allora con questo assaggio prima della scuola un po' di dolcezza, dai, così inizi bene la giornata. Noi vi salutiamo, finiamo questo video e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.